Dopo i violenti nubifragi che hanno interessato la città nel pomeriggio di martedì 9 nella mattinata di mercoledì 10 luglio, l'assessorato alla protezione civile del comune di Fano, tramite i propri uffici, ha avviato dalla cessazione dell'allerta meteo le verifiche tecniche per l'accertamento dei danni che possono essere derivati al patrimonio pubblico. Abbiamo anche avuto indicazioni dalla Regione Marche che probabilmente chiederà lo stato di emergenza, quindi invitiamo la cittadinanza, coloro i quali dovessero aver avuto dei danni importanti al proprio patrimonio, di tenere tutta la documentazione, sia fotografica che appunto cartacea, perché i prossimi giorni la Regione Marche potrebbe chiamare i comuni a raccogliere queste richieste di danni ed inviarle appunto per ottenere in futuro un rimborso nel caso in cui il governo si esprima per la situazione d'emergenza. È chiaro che Fano, rispetto ad altre città noi vicine lungo la costa, ha subito danni molto inferiori e quindi la solidarietà nostra vanno alle comunità che hanno subito danni maggiori. Noi tutto sommato siamo stati fortunati. Abbiamo registrato alcuni danni su un tratto di fognatura che si trova davanti alla stazione ferroviaria e ASET già il giorno dopo, il 10 di luglio, era intervenuta per sistemare quel tratto di fogna che aveva avuto dei problemi. Gli altri problemi si sono riscontrati in merito alla caduta o alla potenziale caduta di rami e di alberi lungo le sedi stradali. Lì sono intervenuti i vigili del fuoco, il cui lavoro è sempre molto prezioso, insieme anche in parte di ausilio anche i volontari di protezione civile, che colgo l'occasione per ringraziare insieme a tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato in questi due giorni in cui il lumifragio è stato davvero violento. Se qualcuno invece dovesse aver avuto dei danni superiori, insomma, lo invitiamo i prossimi giorni a visionare i bandi che dovrebbero uscire anche dal nostro comune. Per quanto riguarda invece il guado nel torrente Arzilla, attualmente com'è la situazione? Allora, il guado del torrente Arzilla l'abbiamo chiuso, l'abbiamo monitorato con i volontari di protezione civile 24 ore su 24 fino al 10 alle ore 24. Si era creato un piccolo buco, l'abbiamo subito sistemato e quindi è stato chiuso meno di 12 ore. E dunque non ci sono stati grossi problemi. Ovviamente in caso di allerta meteo la protezione civile guarda, diciamo, il guado 24 ore su 24 in maniera tale che nessuno possa correre dei pericoli.